Sei quel tipo di persona che si precipita a soccorrere non appena qualcuno lancia uno sternuto? Oppure sei la Madre Teresa di Calcutta di tutti i tuoi amici? Ti eccita l'idea di esplorare la profondità del corpo umano, ovviamente metaforicamente parlando, e di essere la luce in fondo al tunnel della salute delle persone? Se hai queste caratteristiche, potresti proprio essere il prossimo eroe con il camice bianco che stavamo cercando. Ciao, io sono il professor Marco Dori e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga master digitali. E in questo video andremo a capire come si diventa medico di base. Il medico di base è un professionista in medicina generale e nell'ambito del sistema sanitario italiano rappresenta il medico di scelta fiduciaria da parte del cittadino, ovvero fornisce assistenza di primo livello nel suo studio medico, oppure a casa dell'assistito o nelle strutture residenziali. Esempio le RSA, le case di riposo e gli ospedali di comunità. Il medico di medicina generale, detto MMG, è quindi un punto di riferimento molto importante per le persone. È il professionista a cui ci si rivolge per fugare dei dubbi sulla salute, ma anche per affrontare dei problemi fisici, mentali, disturbi, dolori o malattie. E possiamo dire che garantisca l'assistenza sanitaria indistintamente a tutti i suoi pazienti. Oltre a tutto questo, si assicura di promuovere e salvaguardare la salute in un rapporto reciproco di fiducia e di rispetto e sceglie inoltre le forme di assistenza più adeguate. Per farla breve possiamo dire che visita i pazienti effettuando una prima valutazione dello stato di salute, prescrive trattamenti o farmaci, emette certificati di malattia nel caso in cui stabilisca che i pazienti debbano assentarsi dal lavoro per ragioni di salute e chiaramente rilascia anche il certificato per lo svolgimento di attività fisica di buona salute e tra le cose ha il dovere di reindirizzare i suoi pazienti ad un medico specialista quando ve ne sia il bisogno. Ma ora, detto questo, stringendo, cosa dobbiamo fare per diventare medici? Per diventare medico di base, lo possiamo immaginare, è necessario avere la laurea in medicina e chirurgia a ciclo unico. Il corso di laurea prevede una durata di 6 anni, 5 anni di corso e un anno di tirocinio, con ben 36 esami da sostenere. Non è indispensabile avere un diploma specifico per accedere alla facoltà, ma possiamo dire che la scuola più utile è sicuramente il liceo scientifico, perché oltre che a un adeguato metodo di studio consente di approfondire delle materie importanti quali matematica, fisica, biologia, eccetera, eccetera. Il programma di studi è abbastanza eterogeneo e consente di imparare tutte le nozioni di base che servono per la professione, quindi biologia, chimica molecolare, anatomia umana, patologia, clinica generale, clinica medico-chirurgica, psichiatria e psicologia clinica. Questo sia per lavorare come medico di base, ma anche per poter poi scegliere un'eventuale specializzazione. Però attenzione, dobbiamo sottolineare una cosa molto importante. Per accedere a questa facoltà dovrai superare un test d'ingresso, perché in Italia la facoltà è a numero chiuso, cosa di cui io non sono assolutamente d'accordo, perché ci servono medici ed è già il percorso di studi che potrebbe fare in modo di lasciar fuori le persone non adatte a questo mestiere. Il test d'ingresso è completamente avulso dalla professione. Quindi tu dovresti sapere la geografia, cosa succede geopoliticamente dall'altra parte del mondo, cose che non servono a niente poi per il percorso di studi che dovrei affrontare. Però, tolta questa mia affermazione personale, possiamo parlare del test che comprende diversi ambiti di studio, quindi come matematica, fisica, biologia, logica, chimica e cultura generale. Assurdo! È comunque importante prepararsi ad affrontare l'esame studiando sugli appositi alfa test o frequentando anche dei corsi preparatori. Fino a poco tempo fa era comunque necessario dare l'esame di stato per ottenere l'abilitazione. Oggi, con il decreto legge 18/2020, la stessa laurea magistrale e il tirocinio con la valutazione finale di idoneità hanno ottenuto un valore abilitante. È tuttavia però richiesto per esercitare la professione il corso di formazione triennale per medici di medicina generale, in cui si accede tramite concorso regionale e durante il quale, chiaramente compatibilmente a orari e disponibilità, è concesso di esercitare la professione. Quindi una
volta ottenuta la laurea in medicina generale, è indispensabile fare la domanda di iscrizione alla graduatoria regionale dell'ATS, acronimo di Agenzia di Tutela della Salute. Se ti stai chiedendo quale sia il miglior ateneo in Italia per diventare un medico di base, nel 2023 è risultata l'Università di Pavia. Seguono poi gli Atenei di Bologna e di Milano. Fai attenzione a quello che è considerato l'esame più difficile dei primi due anni, che pare essere anatomia. Quindi dacci sotto con lo studio perché è davvero difficile. Devi studiare molto memoria, la morfologia del corpo umano e dei suoi apparati. Pensa che in alcune facoltà dividono questo esame in più moduli proprio perché è veramente complesso. Ma non sottovalutare nemmeno fisiologia e farmacologia, che richiedono un sacco di studio e molto caffè. Sottolineiamo poi molto faticosi anche gli esami di clinica medica e clinica chirurgica. Finito tutto questo studio, parliamo un pochettino anche del mercato del lavoro. Il medico è in cima alla classifica delle professioni più richieste e lo dimostra proprio il tasso di occupazione per i giovani medici neolaureati, che arriva, fai attenzione, al 95%. Anche qua diremo che un medico non rimarrà mai senza lavoro, a meno che non ci si metta proprio di impegno. E anche lo stipendio, diciamo che è gratificante. Lo stipendio medio del medico di base è di 75.000 euro l'anno lordi, che corrispondono a circa 3.400 euro nette al mese. Ed è uno stipendio superiore di 1.850 euro alla retribuzione mensile media in Italia, ovvero più 119%. Come entry level guadagnerai circa 45.000 euro lordi l'anno, mentre lo stipendio massimo a cui può ambire un medico di base può superare anche i 300.000 euro lordi l'anno. Ma attenzione, non si fa assolutamente questo mestiere pensando ai soldi. I soldi, come dico sempre, sono una conseguenza della passione che tu metti per il tuo mestiere, chiaramente in condizioni di mercato favorevoli. Quindi devi avere la vocazione per fare il medico, non puoi farlo certo per avere un sacco di soldi. Però quelli, volendo, arrivano. Però, come abbiamo detto, la medicina non è solo un mestiere, ma è una vera e propria vocazione. È l'arte di bilanciare la scienza e l'umanità. Un buon medico deve avere una solida formazione e da qua non si scappa, però questo non basta. Deve essere un po' come il mare, cioè in continuo movimento, in aggiornamento, perché deve saperne di quelle che sono le nuove tecniche mediche, le nuove scoperte. Ed eticamente deve lavorare secondo il codice deontologico, chiaramente perché è iscritto all'ordine dei medici, garantendo così la sua abilitazione e la sua regolarità della pratica. E poi chiaramente il medico si muove per reputazione, quindi se vuoi diventare un bravo medico dovrai avere un'ottima reputazione con i tuoi pazienti e te la costruirai con un rapporto di fiducia che è parallelo chiaramente alle tue competenze medico-scientifiche. Ovvero, costruire un rapporto, una relazione non c'entra niente con quello che tu hai studiato, devi diventare bravo a farlo. Quindi oltre a essere un'enciclopedia ambulante di conoscenze mediche, dovrai essere un artista dell'empatia, quindi dedicare il giusto tempo ad ogni visita, ascoltare molto attentamente e attivamente i tuoi pazienti che ti parleranno dei loro sintomi, delle loro preoccupazioni, e comunicare in modo chiaro, evitando un linguaggio chiaramente troppo tecnico che il paziente potrebbe non capire. E poi il medico dovrebbe discutere insieme al paziente le opzioni di trattamento, chiaramente coinvolgendolo nelle decisioni. Anche qua dovendo rimanere autorevole per quanto riguarda il suo ruolo. Cioè non si può capovolgere, non è il paziente a fare il medico. È molto difficile creare un equilibrio e bilanciare, diciamo, queste due opzioni. E veniamo però alla parte interessante, le competenze pratiche. Un medico di base deve conoscere a menadito il corpo umano. Deve sapere come trattare nel migliore dei modi le malattie rutinarie e riconoscere la sintomatologia di patologie più complesse, chiaramente per fare il reindirizzamento verso i colleghi specialisti e verso visite più approfondite. Quindi, caro amico che vuoi diventare un medico di base, ricorda che è un mestiere che richiede tanto studio, tanta dedizione alla cultura e alla scienza medica e una profonda comprensione dell'essere umano. Questo in tutte le sue sfaccettature. Si dice che il medico deve essere come un buon vino.
deve migliorare con l'età e con l'esperienza. Deve essere attento ai dettagli e alle informazioni diagnostiche, in modo da non commettere errori che potrebbero mettere a rischio la vita dei pazienti. E poi deve avere un sacco di compassione, della gentilezza, qualità che contribuiscono a creare un ambiente di cura confortevole e a favorire quella comunicazione che serve tra medico e paziente. Per concludere, un medico deve essere responsabile e prendersi cura dei suoi pazienti, assicurandosi che ricevano le cure adeguate, e si deve assumere le responsabilità delle proprie azioni. La responsabilità è come la ciliegina sulla torta: senza di essa anche il dolce più delizioso perde il suo fascino, quindi mai senza. Detto questo, il percorso è lungo e tortuoso, complicato, ma è anche ricco di molte soddisfazioni. Immaginiamoci quanto è bello curare le persone e sapere di aver migliorato la loro vita. Parliamo brevemente degli ostacoli alla professione. Come abbiamo già detto, per esempio, l'accesso alla facoltà è molto complesso. Secondo una statistica, circa il 50% dei candidati fallisce il test di ammissione. Poi il percorso formativo, oltre ad essere complesso, è molto lungo, quindi ci va pazienza, ci vanno fondi per portarlo avanti, anche perché poi ci andranno circa 9 anni di studio e pratica prima di poter esercitare come medico di base. E poi, chiaramente, può essere un lavoro emotivamente molto pesante. Cioè, è una professione di grandissimo valore, perché, come possiamo immaginare, curare le persone ad essere il loro riferimento in caso di malattia, beh, può essere gratificante dal punto di vista umano, ma comporta anche molto coinvolgimento e molto stress. Anche perché molto spesso le cose non vanno bene e molto spesso la relazione con il paziente è difficile. E, diciamocelo chiaro, si vive vicino alla sofferenza dei pazienti, cioè noi li andiamo a vedere nei loro giorni peggiori. Quindi possiamo capire che non è affatto semplice, bisogna preparare la mente ad affrontare questo tutti i giorni per i giorni di carriera. Infatti lo stress che ne deriva da questa professione è molto alto. Il riposo spesso potrebbe non essere sufficiente perché non si riesce a staccare, e chiaramente anche qua uno dei nostri migliori amici è proprio lo psicoterapista. Detto questo, se la tua vocazione è diventare medico, se ti piace questa vita, bene, sulle maniche, avanti tutta, e ricorda che la disoccupazione non esiste mica. Esistono solo delle competenze che devi ancora imparare. Quindi se questo video ti è piaciuto, mi raccomando un like, lasciami un commento se vuoi approfondire qualche altro mestiere e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video.